un incubo andare al lavoro come ogni mattina e trovare il proprio punto vendita chiuso. È un po' quanto successo ai lavoratori del Mercatone 1 di Calenzano, che hanno promosso un presidio di protesta. Un buco da 90 milioni in 9 mesi, c'è un tavolo al Mise, ma pare di chiudere la stalla quando ormai i buoi sono scappati. L'impressione è un po' questa anche al punto vendita di Calenzano, che rimane, come gli altri 55 in Italia di Mercatone 1, serrato. Venerdì scorso il Tribunale di Milano ha decretato il fallimento della Shernon Holding, che solo nell'agosto del 2018 aveva rilevato i punti vendita dello storico marchio emiliano, sponsor di Marco Pantani e di tanti altri campioni del ciclismo negli anni 90. Serrande abbassate dunque nella nota catena di distribuzione e dipendenti che apprendono che non andranno a lavorare il giorno seguente dai social, così come è successo anche a Calenzano. Dall'oggi al domani siamo falliti, ci siamo ritrovati con le porte chiuse, senza lavoro all'improvviso. Siamo stati riacquisiti, ma siamo un'altra volta senza lavoro. Quindi spero che il governo, insomma, ci riprenda in amministrazione straordinaria e almeno con la cassa integrazione, insomma. Come l'avete saputo che era stato chiuso il punto? Tramite una collega via social. Quindi tutti via social in 55 punti? A mezzanotte di sera di venerdì. Chi doveva controllare non ha controllato e in più ci hanno usato in campagna elettorale, perché finora nessuno aveva parlato di noi. Siamo veramente indignati da questo comportamento, perché non sono soltanto 1800 dipendenti a livello nazionale, i 31 su Calenzano, ma anche tutto l'indotto che c'è, insomma, che produrrà un disastro.